Ho voluto replicare al consigliere Castagna delle sue, diciamo, della sua intervista che ha rilasciato qualche giorno fa, in quanto erano tutte diciamo, dichiarazioni false. In quanto sono assessore all'edilizia scolastica, mi preme precisare che in quel quinquennio dove lui ha svolto, diciamo, il ruolo da sindaco non era stato fatto niente, se non vado errato, anzi è così. Il Manzoni e l'Ibsen, neanche l'incarico al progettista era stato dato, e addirittura il finanziamento era arrivato al demanio a Roma, che poi ci ha visto protagonista al sindaco, al sottoscritto, ad andare a Roma e recuperare quel finanziamento. Per quanto riguarda il Lembo e San Severino, non è vero che in conferenza era stato approvato un progetto, tant'è che siamo stati noi poi subito dopo ad accelerare in 4 mesi a far approvare tutto e portarlo in conferenza, e poi a momenti mi dicono all'ufficio tecnico che sta provvedendo a fare un bando che porterà poi la ditta vincitrice dell'appalto. Ho dovuto solo replicare, per conoscenza e per attitudini che ho in questo comune, che tutto quello che era stato detto non era così. L'AMCA in questo momento è una società che ha 9 milioni e mezzo di crediti e 9 milioni e mezzo di debiti all'incirca. Di fatto è una società strutturalmente deficitaria e come regola bisognerebbe andare al tribunale e portare i libri contabili. Giovanni rivendica un'azione che non c'è mai stata, invece io rivendico che noi in buona fede abbiamo portato avanti con caparbietà l'azione di risanamento, risanamento che era stato promesso dall'avvocato Lettieri, che vedeva la parità di bilancio nel 2021 addirittura, così diceva. Tutto ciò non è avvenuto e poi sono uscite fuori le famose fatture e tutto altro che ci vedono protagonisti in negativo, per quanto quella società, a mio modesto avviso, è stata gestita in maniera sciatta e senza controllo, tant'è che il controllo analogo più volte chiesto dal sottoscritto non è stato mai fatto, se non quando nel 2019, quando io già stavo in rottura, il segretario Testa, se non vado errato, aveva cominciato e poi l'opera non si è finita, non so per quale motivo, e oggi ci ritroviamo delle situazioni che noi, nessuno di qui presenti, anche che appartenevano alla prima amministrazione di Gian Battista Castagna, erano stati messi a conoscenza.